Devo confessare che tutto questo non fu facile per me. Ricordare quello che era successo mi sembra come scavare tra le macerie della propria casa dopo un tornado. Tu cerchi di trovare qualcosa ancora intero e tenti di ignorare tutto il resto. Quei 3 giorni furono come un nervo scoperto nella mia mente. Le ferite, sia fisiche che mentali, erano ancora fresche. Ma si trattava solo di una fase, e il mio strizzacervelli dice che il modo migliore per guarire è affrontando lo stesso trauma. Quindi mi sforzai di ricordare ancora una volta e a mettere tutto su carta, anche quelle parti che non avevano alcun senso. Tutto questo iniziò un paio di mesi fa con una telefonata al mio ufficio. Ho aperto una piccola impresa a New Orleans, quindi può capitare che non risponda al telefono quando non sono al lavoro. Io sono una delle decine di investigatori privati in città specializzato in casi di infedeltà. Sì, lo so, un cliché, ma mi permette di pagare le bollette e di avere vari sbocchi lavorativi. Più o meno. Regine investigatori privati. Rispondere al telefono è solo un'altra parte di lavoro. Solitamente erano vecchi clienti alla ricerca di un aggiornamento o l'occasionale fidanzatino confuso. Non ricevo molti nuovi casi da clientela al telefono. E nonostante quello che alcuni pensano guardando la TV, non c'è alcuna cosa come un cliente imprevisto in questo mestiere. Ogni volta che cerco nuovi incarichi, mi basta rivolgermi a qualche avvocato o semplicemente chiedere a qualche pettegola locale se qualche matrimonio stava per essere compromesso. Mi ingegno quando posso, il che significa che posso improvvisarmi cyberstalker per un tradimento del marito stronzo su Facebook, con cui, guarda caso, stavo parlando al telefono. Questo cretino stava usando un alias per attirare le ragazze del college impressionabili, mentre la sua povera moglie era a casa dei suoi genitori a prendersi cura dei suoi figli. Quel coglione era mio cliente e voleva pagarmi fior di quattrini per giocare sporco con la sua vecchia signora. Ehi, ciao. Balbettò una voce sull'altra linea. Ho smesso di fare quello che stavo facendo e ho dato al telefono tutta la mia attenzione. Quella voce sembrava appartenere a qualcuno giovane. C'era un accenno di paura in esso. Salve. Ho risposto, facendo del mio meglio per suonare come una presenza calmante, anche se ammetto di non esserne in grado. Hai chiamato Eric Regine. La voce rispose, sicuramente la voce di un bambino. Sono io, James. Ho scansionato nella mia mente per qualsiasi James conoscessi, ma non mi disse nulla. Non sorprendentemente, non conosco molti ragazzi. Cosa posso fare per te, James? Si tratta di Vanessa. Non so se hai sentito cosa è successo o no. Porca puttana. Vanessa? Quindi questo vuol dire che... Jamie? Ehi, ragazzo, non riconosco la tua voce. Quanto tempo è passato? È stato pochi anni fa. Sì, mi dispiace. Non sono mai stato bravo nel ruolo dello zio. Dopo la morte del mio fratello, giurai a me stesso che avrei controllato i suoi figli. Sentite, so che sono uno zio di merda proprio come era un fratello di merda, ma almeno posso ammetterlo. Così, Vanessa. Ho fatto alcuni calcoli veloci sulla sua età attuale. 18 anni. Gesù, era davvero passato così tanto tempo. Cos'è successo? Sta bene? Forse non lo sapevi. Non sono sicuro che avrei dovuto dirtelo. Oh merda.
Mi saltarono a mente tutti gli scenari peggiori e tutti i miei anni in questa città hanno dato un sacco di materiale alla mia immaginazione. Rispondi alle mie domande. Oh, non ho capito nulla, Jamie. Dimmi cos'è successo. È sparita. Sparita? Beh, lei aveva 18 anni. Aveva lo stesso sangue ribelle targato Regine nelle sue vene. Intelligente e furba come una volpe. Sparita. Potrebbe significare qualsiasi cosa. Quanto tempo? 2 settimane. Chi era stata l'ultima persona a vederla? Ha detto qualcosa? Ha lasciato una nota? Ha fatto una valigia? Lo stavo sovraccaricando il povero ragazzino. Non puoi venire tu qui. Se non sapessi che si trattava di mio nipote, probabilmente gli avrei riso al telefono. Jamie, sto lavorando adesso. Gesù, l'ho detto davvero? Ah, ok. Chiedevo. Grazie lo stesso. Ehi, aspetta, tua madre è nei paraggi? Posso parlarle? Aveva già riattaccato il telefono. Sto lavorando. Che diavolo c'è di sbagliato in me? Ci sono voluti 10 minuti per realizzare nella mia mente che stavo ritornando in quella città di merda in cui mi ero ripromesso di non tornare mai più. La città dove sono cresciuto a parolacce. La città dove ho lasciato il corpo di mio fratello nel terreno. Successivamente recuperai alcuni vestiti, contanti, sigarette, la mia berretta a 9 mm e una bottiglia di Liquid Courage. Una bevanda alcolica. Era tutto quello di cui avevo bisogno per una settimana in cui sarei stato lontano dal comfort di casa. Ho provato a chiamare Jamie un paio di volte dopo che mi ha colpito l'interstatale, ma la sua linea era rimasta occupata. Ho provato almeno una volta all'ora, ma non ha mai risposto. Sapete quella sensazione nel vostro intestino quando qualcosa di brutto sta per accadere e non c'è niente che puoi fare per fermarlo? È quello che avevo. Ho guidato tutta la notte, fermandomi solo per interruzioni di gas e il bagno, mangiare e fumare in macchina. Vanessa era come suo padre, intelligente. E quel paesino all'antica non era gentile con le persone intelligenti o diverse. Ho potuto solo immaginare come avesse trascorso i suoi ultimi anni. Quel liceo in cui avevo fatto innumerevoli volte a botte. Era rimasto lì. Ma forse le cose erano cambiate da quando ho lasciato. Era pomeriggio quando sono arrivato a casa di Jamie e di Vanessa. Il ragazzo era sconvolto dal vedermi e la sensazione era assolutamente ricambiata. Aveva 15 anni, 2 piedi più alto rispetto all'ultima volta che lo vidi. In realtà, egli era più alto di me ora e l'immagine sputata di suo padre. È stato decisamente inquietante. Gli ho dato un abbraccio e mi invitò a sedermi. Odio dirlo, ma anche dopo tutto questo tempo non ho davvero fatto tutto il possibile per recuperarlo. Forse dopo che tutta questa storia sarà finita, chiederò se ha trovato amici, i suoi voti a scuola e qualunque cosa. Ma in quel momento, tutto quello che volevo fare era mettermi al lavoro. Per fortuna la pensavo allo stesso modo. Ci siamo seduti nel salotto, nella sua casa angusta e polverosa, con lo stile ranch di 3 camere da letto della sua famiglia. Era più piccola di quanto ricordassi. Parte anteriore e cortili posteriori invasi dalle erbacce. Essi vivevano in una parte della città che sembrava una giungla. Potrei dire che erano nella parte povera della città, ma quel posto aveva solo parti povere. Il fatto che essi non vivessero in una roulette era già un lusso. Tutto quello che potevo pensare mentre ero lì era... Dio, odio questo posto. La storia era proprio come mi aspettavo.
Lei aveva detto che sarebbe uscita e aveva iniziato a frequentare un lavoro part-time al distributore di benzina alla periferia della città. Una notte andò fuori per una passeggiata e quella fu l'ultima volta che la videro. Jamie era in salotto e l'aveva vista andare via. Lei non portava nulla con sé. Non sembrava strana o fatta o ubriaca. Jeans e una maglietta gialla. Erano circa le 22. E poi chissà. Questi erano i fatti. La sua auto era ancora nel vialetto. Nessuno dei vicini ha sentito o visto nulla. Non aveva un fidanzato e con i suoi compagni di classe non aveva alcun tipo di contatto. Il cellulare è stato lasciato sul tavolo accanto al suo letto. C'erano solo fatti e nient'altro. Riguardo la polizia? La polizia ha una pista, ma sta ancora sbrigando delle ricerche sulla relazione in questione. E riguardo la madre di Vanessa? Beh, questo è il punto dove viene a galla il marcio. La vedova di mio fratello ha avuto problemi per un po'. Perso il marito, stava prendendo le medicine, ma non si può fare molto per qualcuno che non vuole essere aiutato. Miranda ha avuto episodi maniacali e deliranti. Alcuni giorni la sua presa sulla realtà era più tenue rispetto ad altri. Mi sono ricordato qualche tempo dopo il funerale, quando Miranda mi confidò che lei non credesse che Vanessa fosse davvero sua figlia. Era convinta che avessero scambiato il suo bambino con un altro. Sarò uno zio di merda, ma Miranda era una madre ancor più di merda. E se fosse andata nel peggiore dei modi, lei sarebbe stata il mio sospetto numero uno. Ma Jamie mise a tacere i miei sospetti. Miranda era morta in un'altra città, nello stesso ospedale che era stata per quasi 2 anni. Lui e Vanessa avevano vissuto da soli da allora. Ero scioccato che nessuno mi avesse detto nulla. Senti, ho finalmente detto dopo che avevo sentito tutto quello che c'era da dire. So che pensi che ti posso aiutare, ma non sono sicuro se sono davvero qualificato a fare qualcosa qui. Non ho mai lavorato a un caso di scomparsa, non una volta in vita mia. Posso pagarti? Ha detto sulla difensiva. Non mi importa dei soldi, non in questo momento. Voglio solo gestire le aspettative. Sai la regola di 48 ore, giusto? Lui annuì. Beh, sai anche che Vanessa è una ragazza intelligente, super intelligente. Lei è più probabilmente con qualcuno che si fa dalla mattina alla sera in città. Lui annuì di nuovo. Non so se fossi stato convincente o meno. Confortare i miei clienti è la parte del mio lavoro che non riesco mai a fare bene. Vado a trovarla, te lo prometto. Ho fatto la mia prima tappa alla stazione dello sceriffo per controllare lo stato della loro indagine. L'addetto alla reception mi ha fatto aspettare nella lobby per circa mezz'ora, che ho trascorso poi in compagnia del mio telefono che mi teneva informato su eventuali notizie e informazioni pubbliche che non sono riuscito a trovare su questo posto. È notevole quanta conoscenza è là fuori su internet. Con i social media tutti sono un reporter amatoriale, obituari, file della polizia, un vero e proprio tesoro di informazioni per tutti noi in una coscienza condivisa, dandovi qualunque cosa volete se sai dove guardare. E la ragione per cui sono bravo nel mio lavoro è che so sempre dove andare a cercare. Ecco perché non riuscivo a crederci quando tutte le mie ricerche si avvicinarono al vuoto. Questa città non aveva nessuna impronta online, che non è solo strano, è impossibile. Con una città così piccola, in 30 minuti, avrei dovuto trovare anche i nomi delle donne che si sbattevano il sindaco. Invece,
ancora, non riuscivo a trovare un articolo su Vanessa. Lo sceriffo la vedrà a breve, mi disse la receptionist, riportandomi alla realtà. Il suo nome era Clyde. Era un ragazzo più vecchio, calvo sulla parte superiore e un sorriso che sembrava forzato. La sua scrivania era chiara. Il muro era coperto di una gigantesca bandiera americana sporca. Egli mi fece gesto di prendere un sedile. «Che cosa posso fare per te?» Ho spiegato la situazione e chiesto a lui per i rapporti di polizia riguardanti la scomparsa di Vanessa. «Ho paura che non posso davvero aiutarti. Il caso di Miss Regin è parte di un'indagine in corso.» «Senti, io non sto cercando di rompere le palle. Voglio solo aiutare a trovare mia nipote.» Lo sceriffo perse il sorriso. Conoscevo quello sguardo da tutte le volte che l'ho avuto sul mio viso. C'era la brutta notizia che non voleva consegnare. «Noi abbiamo un'ipotesi su quello che può essere successo a tua nipote. Un gruppo di ragazzini è scomparso non troppo tempo fa. Facevano parte di una setta neoreligiosa e stronzate varie. Pensiamo che forse Vanessa sia coinvolta in esso in qualche modo.» «Che cosa stai pensando?» «Non sappiamo, ma abbiamo un sospetto in custodia.» «Gesù, non credi che l'abbiano uccisa, vero?» Lo sceriffo mi lasciò per un minuto, ritornando con un file spesso, rilasciandolo sulla scrivania di fronte a me. «Tutto quello che abbiamo è lì dentro. Il caso è strano e noi stiamo ancora mettendo insieme i pezzi. Sembri intelligente. Non devo dirti che non mi hai mai dato questo file e io non so niente. Ma se trovi qualcosa, ti faremo sapere immediatamente.» L'ho ringraziato e ci stringemmo la mano prima di partire. Fuori nella hall ho visto un paio di deputati che sorseggiavano alcuni caffè. Mi avvicinai a loro e chiesi: «Vi dispiace se prendo una tazza?» «Togliti dalle palle!» disse il più grande dei due. Egli era una figura intimidatoria, circa 2 metri palestrato. Si chiamava Williams, a giudicare dal tatuaggio sul braccio. Quello più piccolo era ancora più alto di me, ma allampato e giovane, probabilmente una recluta fresca. Lui si chiamava Franklin, sempre giudicando dai suoi tatuaggi. Franklin incrociò le braccia. «Sei qualche tipo di reporter?» «No. Sono lo zio di Vanessa Regin.» «Chi?» Lo guardai con uno sguardo freddissimo. «Vanessa Regin, la giovane donna che è scomparsa un paio di settimane fa.» Franklin si strinse e disse: «Quale delle due?» Williams lo colpì al petto. «Ehi, mostra un po' di umanità, amico.» «Ah, mi dispiace, non intendevo. Sai che hanno preso il colpevole? Cioè, lui non ha confessato nulla ancora, ma...» «Va bene. Città di merda, Lius di merda.» «Beh, che cosa vuoi fare?» chiese Williams. «Sto ripercorrendo i suoi ultimi giorni. Credo che andrò al distributore di benzina dove ha lavorato. Ho studiato le relazioni umane per sapere quando qualcuno sta mentendo. Ma qualsiasi idiota potrebbe vedere Franklin impallidire. I peli sulla sua pelle si alzarono diritti e gettò uno sguardo imbarazzante sugli agenti più anziani. Williams cercò di calmarlo, ma Franklin era fuori di sé. Ha preso un sorso deliberato di caffè e ha cercato di sembrare disinteressato. «La stazione di gas al bordo della città, eh? Ma è stato da quelle parti?» «Ho vissuto molto tempo fa in quella topaia di città, ma mi ricordo le storie. Qualcosa di strano sta succedendo al bordo della città, dove i boschi sono perseguitati e creature aspettano di nutrirsi con le nostre carni. Non avevo idea che le storie esistessero ancora.» «O forse no.» «Non ancora. Perché?» William disse: «Ci hanno detto di un orso lì fuori. Basta stare attenti, ok?» «Vaffanculo. Se c'è qualcosa da fare, dimmelo.» «Lo farò, capo.» La mia prossima tappa sarebbe stata il municipio.
C'era sicuramente sotto qualcosa di palese, dovuta alla mancanza di informazioni online. Non sorprendentemente il posto era chiuso quando ci sono arrivato. Sembrava essere stato chiuso molto tempo addietro. Vi erano resti di giornali in decomposizione davanti alle finestre. Da qualche parte vi era il guardiano, che prendeva il suo stipendio senza fare praticamente nulla. Ah, che città del cazzo. La tappa successiva fu la biblioteca locale. Ho beccato la bibliotecaria a schiacciare un pisolino alla sua posizione e ho chiesto se il posto avesse mantenuto il record di giornali locali. Mi rise addosso. Giornali? In questa città una parte è composta da colti, mentre l'altra metà è fatta di meth. Quali giornali locali vorresti trovare qui? Le chiesi scusa per averla disturbata e mi girai per andarmene. Ma lei, probabilmente sentendosi in colpa, mi richiamò. Se stai cercando informazioni su questa città, conosco un tipo che fa a casa tua. Conosce praticamente tutto e tutti. Mi scrisse un indirizzo su un pezzo di carta, mentre mi diceva: non appena arrivi qui, chiedi di Roger. Non lo so, valeva la pena di cercare questo tizio? Fino a quel momento avevo solo fatto buchi nell'acqua. Quando entrai in macchina, ci pensai un po' su. Il mio vecchio edificio del liceo era orribile e guasto, come lo era stato quando me n'ero andato. Ma niente che pochi strati di vernice non potessero coprire. Non ero sicuro di quello che stavo facendo quando ho parcheggiato la macchina e sono entrato. Ma cercare disperatamente anche solo un indizio si stava trasformando nel tema di questo viaggio. La scuola era piccola e scarsamente illuminata e potevo sentire il ronzio delle luci sul soffitto a pochi centimetri sopra la mia testa. Mi sentivo come un gigante e non potevo credere che i bambini si affollassero in questo edificio. Qui ero tutto solo, claustrofobico e un po' vertiginoso. Posso aiutarti? O almeno pensavo di essere da solo. Ho notato il tipo corto in jeans e una maglietta ACDC con in mano uno straccio che mi guardava dall'interno di una delle aule. Sì, lavori qui? Nessuno dovrebbe essere qui. La scuola è chiusa. Sto cercando Roger. Il tipo posò dolcemente lo straccio. Tirò fuori un paio di occhiali e li indossò prima di rispondere. Sei un suo amico? Non esattamente. Sto cercando mia nipote. È scomparsa. E pensi che Roger c'entri qualcosa con questo? Sei Roger? Chiesi direttamente. L'uomo rise. Impossibile, ma vorrei. Beh, se non ti dispiace indicarmi la direzione giusta. Roger è nel suo ufficio. Ti faccio vedere come arrivarci. Fantastico. L'inserviente camminava lentamente, mani nelle tasche e occhi a terra. Non ha detto nulla mentre mi ha condotto lungo il corridoio, dietro un angolo fino a una porta chiusa, dove finalmente ha rotto il silenzio. Questo è l'ufficio di Roger. L'ho ringraziato e ho aspettato che se ne andasse. Ma invece ha bussato alla porta e ha urlato. Ehi Roger, c'è un tizio qui fuori che vuole vederti. Da qualche parte dentro ho sentito un... Vattene via! Forza, Roger, apri! Mi fece un sorriso imbarazzante. L'inserviente cacciò fuori un respiro e aprì la porta con una chiave. La stanza non era affatto una stanza. Era solo un semplice e sporco armadio delle scorte. Appena grande abbastanza per l'inserviente, con ripiani su ogni parete pieni di prodotti per la pulizia e scatole. L'inserviente colpì le luci, si chinò a terra e tirò una vecchia cassa di legno al centro del pavimento. Roger, sei lì dentro? Non hai sentito cosa ho detto? Ha aperto la cassa e... Oh, Gesù, non posso credere che sto scrivendo questo. Ha tirato Roger
fuori dalla scatola. Si voltò tenendo Roger tra le braccia. Roger era un vecchio manichino ventriloquo di legno con un abito nero dipinto sopra. Gli occhi si aprirono e mi guardò. Poi la testa si girò per guardare l'inserviente. Poi di nuovo verso di me. Il manichino sbadigliò e iniziò a conversare con me. Che diavolo è questo tizio? Non hai visto il cartello sulla mia porta che diceva non disturbare? La voce di Roger aveva una leggera sfumatura di accento bostoniano. Non ho potuto farne a meno, ma... Che cazzo è questo? È una specie di stupido scherzo? Mia nipote è scomparsa, potrebbe essere morta per quanto ne so, e tu stai giocando proprio ora! Ci è voluto un sacco di autocontrollo per non mettere le mani in faccia all'inserviente. Invece mi sono girato e ho iniziato ad andarmene. Detective, aspetta! Mi ha urlato nella voce del burattino. Mi sono fermato e sono tornato indietro. Come facevi a sapere che sono un detective? Gli ho chiesto. Oh, so un sacco di cose, ha detto attraverso il burattino. Era difficile ascoltarlo, perché si rifiutava di guardare negli occhi, scegliendo invece di guardare il burattino, che mi guardava dritto negli occhi. Dovevo dargliene atto, non riuscivo a vedere le sue labbra muoversi. Per esempio, so che hai appena guidato qui da New Orleans. Ti sei fermato alla stazione dello sceriffo e poi alla biblioteca. Ma non sono stati d'aiuto. E ora vuoi delle risposte su quello che è successo a Vanessa. Va bene, come fai a sapere tutto questo? L'inserviente si rifiutava di uscire dal personaggio, dicendo tutto questo attraverso la bambola. Sono i dettagli. La berretta sotto la giacca, gli stivali tattici, il taglio di capelli e non ultimo... il rapporto della polizia che esce dalla tasca posteriore. So che non stai lavorando direttamente con il dipartimento dello sceriffo perché non ti sei rasato da almeno una settimana, quindi sei privato. So che hai trovato la biblioteca perché il bibliotecario è l'unica persona che avrebbe potuto sapere che ero qui. So che stai cercando Vanessa Regin perché, a differenza di alcune persone, tu stai al passo con le notizie. Hai detto che tua nipote è scomparsa. Supponendo che nessuno di voi due sia stato adottato, c'è solo una ragazza del posto che condivide delle vostre caratteristiche dominanti. Va bene. Questo tizio non era terribile. Forse aveva un paio di viti allentate, ma il merito, dove dovuto, aveva lo Sherlock Holmes nelle vene. E New Orleans? Come facevi a sapere che ho guidato tutta la notte? Due motivi. Per prima cosa, hai l'odore di non farti una doccia da un paio di giorni. E secondo, ti ho rubato il portafogli e ho guardato l'indirizzo sulla tua carta d'identità. Ha steso il suo braccio di legno. Il piccolo bastardo mi reggeva il portafoglio. E ad essere onesti, non ero nemmeno arrabbiato. Questa piccola merda mi aveva fregato. Ed è tutto quello che serve per guadagnarmi il rispetto. Ho riso davvero. Va bene, Roger. Come funziona? Ti pago per essere il mio consulente di ricerca? Che tu ci creda o no, disse il burattino, non sono alla mano con i soldi. Mi occupo di informazioni e favori. Posso dire che non è nessuna delle prime. Quindi prendo la seconda. Un favore. Al momento della mia scelta, e in cambio, cercherò tutto quello che c'è da scoprire su quello che è successo a tua nipote. Quando ricevo qualcosa, ti chiamo. Ho scrollato le spalle. Ok, va bene. Non sono orgoglioso di dirlo, ma ho stretto la mano al burattino. Poi mi ha ridato il mio portafogli. Riuscì finalmente a raggiungere la stazione di gas dove Vanessa stava lavorando prima della sua scomparsa. E lasciatemelo dire, è un buco di merda. Dall'esterno
sembrava che non fosse stata pulita da settimane. Quando sono entrato, ho potuto sentire odore di vernice fresca e liquami. «Ehi!» ho detto al cassiere. Egli era un giovane ragazzo biondo allampanato, con gli occhi azzurri, e mi ha ricordato di un golden retriever come apparirebbe in forma umana. «Mi chiamo Jerry!» mi disse mentre sorrideva. Presi una vecchia scatola di bissi. «Voglio comprare questo!» dissi, ottenendo un'espressione un po' seccata. «Quanto viene?» chiese il ragazzo. «Non lo so. Sei tu quello al registratore di cassa. Dimmi tu.» Guardò la casella, poi a me. «Ma ne vale la pena?» «Guarda, amico, voglio solo comprare questo. Non sto cercando di giocare a qualsiasi gioco.» «Basta, tienilo.» «Cosa?» «È tuo. Offri la casa.» Sospirai e misi una banconota da 5 dollari sul bancone prima di dirigermi verso il bagno. Dovevo essermi distratto per colpa del cassiere, dato che ero già dentro il bagno e non mi ero accorto che ci fosse già qualcuno. E c'era un tipo vestito da cowboy con la chitarra in mano. «Oh merda», dissi. «Non sapevo che fosse occupato.» L'uomo iniziò a cantare una melodia scrausa. «Ma stiamo scherzando?» «È stato la rovina di molti. Un povero ragazzo, ed io lo so, io sono uno.» Si voltò e, ancora suonando e cantando, uscì proprio fuori dal bagno. «Ma che cazzo?» «Chi era quello svitato?» chiesi. «Che cosa?» «Quel tipo con la chitarra. Che stava facendo? Un rito o qualcosa del genere?» «Ma dove?» «Era nel bagno con me. Era un ragazzo con un cappello da cowboy. Che mi dici?» «Oh, deve essere il cowboy di bagno. Aveva una barba?» «No.» «Suona come cowboy?» «Va bene, senti, sono stanco di giocare. Voglio solo farti qualche domanda, va bene?» Jerry sorrise. «Mi piace. Domande.» «C'era una ragazza che lavorava qui, che si chiama Vanessa. La conoscevi?» «Oh, sono nuovo in realtà. Probabilmente devi parlare con l'altro addetto, Jake.» «Ok, arriva. Dovrebbe essere qui in un'ora o giù di lì. Vuoi un po' di carne?» Prima che potessi dire «ma vai a fanculo», il telefono sulla scrivania di Jerry cominciò a squillare. Dopo un secondo, lui mi guardò e mi chiese: «Sei Eric Ridgen?» «È strano.» «Sì, è per te.» Mi porse il ricevitore. «Sono Eric.» «Signor Ridgen, è lo sceriffo Clyde. Ho cercato di contattarti.» «C'è uno sviluppo?» «No, ma ricordati di ricambiare il favore a Roger.» «Cosa intendi?» «So che probabilmente hai fatto degli interrogatori prima, giusto? Ti sto dando 20 minuti con il sospetto che abbiamo in custodia. Dopodiché hai finito. E ufficialmente questo non è mai accaduto. Vieni qui prima che cambi idea.» «Dici sul serio?» «Io sono sempre serio.» «Ok, sto arrivando. Come si chiama?» «Middleton. Spencer Middleton.»